All'inizio non volevo fare questo video. Molti penseranno, sì, vuoi monetizzarci sopra così ci guadagni, bla bla bla. Il video viene visto, cose così. Anche perché io mi sono lasciata l'altra settimana e quindi potevo farlo praticamente subito, il giorno stesso. Però all'inizio avevo detto no, non lo faccio perché non mi va di creare polemiche, cose di questo tipo e quindi avevo lasciato perdere. Però ho visto altre cose che mi hanno fatto dire no, vabbè, lo faccio. Uno, per dare una spiegazione anche a voi, anche perché la cosa è stata pubblica e quindi anche giusto anche per voi, insomma, perché me lo state chiedendo veramente in tantissime questi giorni di spiegarvi cosa è successo. Ovviamente premetto dal mio punto di vista, qualcuno ha voluto che fosse pubblica e pubblica rimane. Premettendo che c'erano non altri problemi, altre cose che comunque mi hanno sempre dato fastidio. Io che cosa ho fatto? Sono andata dal 3 al 7 in Calabria, appunto, da lui. Non farò nomi in questo video, però vabbè, sapete ovviamente di chi si parla. Il primo giorno, e giuro su mio nipote, su mio padre, su chi vi pare, non sono stata cagata di striscio. E già da lì ho detto, ma tu non vedi la tua fidanzata da quasi un mese, come minimo mi devi stare appiccicato, no? E invece niente. Al che cosa ho fatto? Vedendo che appunto io non ero proprio filata, ho iniziato a confidarmi con delle mie amiche su Facebook, insomma su WhatsApp, le più fidate, dicendo insomma, ma non mi sta vicino, non vengo calcolata, mi fa stare male questa cosa, no? Non capisco perché. Il fatto è che questa situazione continua non solo il 3, ma il 4, il 5, il 6 e il 7. Praticamente tutta la settimana in cui sono stata lì. Infatti io col passare dei giorni stavo ancora peggio, mi sentivo, lo dicevo anche appunto alle mie amiche, invisibile, non sapevo perché facesse così, perché no, io non venissi minimamente calcolata. E infatti i miei sfoghi si facevano sempre più sentiti, io avevo anche pensato appunto di mollare la situazione, infatti avevo anche chiesto consiglio come faccio, non ci riesco a lasciarlo, però io, cioè, non venivo veramente calcolata, ve lo giuro. E niente, il 7 sera io appunto volevo parlargli di questa cosa a lui. L'ultima sera che io ero lì, lui mi fa: guarda, io questi giorni ho letto tutti i messaggi sul tuo telefono. Vabbè, però, prima cosa, chi ti ha dato il permesso di guardare il mio telefono? Perché io comunque mi fidavo tantissimo, cioè lo lasciavo in bagno. Perché sono stata ospite a casa sua in bagno, in salone, senza blocco, insomma, la portata proprio di tutti. Quindi, prima cosa, chi ti ha dato il permesso di prendere il mio telefono e di leggere di nascosto, non per una volta, per giorni proprio, tutti i messaggi? E seconda cosa, molto più importante, comunque il motivo perché lui appunto non mi ha calcolata perché aveva letto i miei sfoghi, la cosa più importante è che lui, appena già dal secondo giorno che ero lì, se non dal primo, che sapeva tutto quello che io pensavo, non ha fatto nulla. Non è che vedendo i messaggi è venuto vicino a me e ha detto: oh, senti, ma cosa vuol dire questo messaggio che tu hai scritto? Cosa sono questi due sfoghi? Come posso riavvicinarmi? Cioè, non ha fatto nulla. Lui ha continuato a stare altri 5 giorni in disparte, pur sapendo tutto quello che stava succedendo, che io stavo male, che mi sentivo appunto messa da parte, trascurata. Non ha fatto un ca, veramente. L'8 mattina sono partita e praticamente scambiandoci vari messaggi ho scoperto che lui non era innamorato. A suo dire il suo innamoramento è finito quando ha letto i messaggi. Vabbè, ripeto, poteva venirmi a dire e a chiedere spiegazioni, ma non l'ha fatto. Io dico, un sentimento non può andare via, veramente, questa è proprio una cosa generale, non è perché voglio avere ragione, anzi non mi serve. Un sentimento, no? Anche minimo che ci sia, soprattutto se tu mi dici ti amo, sono innamorato, cose così, non va via se leggi due messaggi, non va via per una delusione, perché voi non sapete quello a cui io sono passata sopra. Una persona innamorata passa sopra tantissime cose. Quando ho incominciato a sentire lui, tutti, ma proprio tutti, mi avevano avvertito di non continuare perché giravano brutte voci. Ma io ho continuato, sono passata sopra la nomina che lui ci provasse con tutte, sono passata sopra il fatto che ai raduni, queste sono voci che mi dicevano,
che raduni, insomma, lui baciasse un po' tutte, che chiedesse il numero a tutte e che di conseguenza, appunto, ci provasse. Sono passata sopra al fatto che lui dicesse a tutte, ma tutte, tutte le fan: ti amo, sei mia, non te ne andare, piango per te, mi manchi, resta con me. Sono passata sopra a queste cose che sembrano strane, però io conosco gli altri miei colleghi youtuber maschi, non fanno così, non fanno così, non si dice ti amo, cioè ovviamente si è dolci, ecco, però non si trattano le fan come fidanzate, o comunque non si dice alle fan aspetta che diventi maggiorenne, poi vedi. Sono passata sopra al fatto che 4 giorni prima di mettersi con me, dopo 2 mesi di corteggiamento, si è baciata un'altra. Sono passata sopra a una foto dove lui dava un quasi bacio ad una ragazza qui. Non nomino la ragazza. Sono passata sopra al fatto che ogni volta mi chiedeva di essere taggato, ogni volta mi chiedeva di mettere dei video con lui, ogni volta. Sono passata anche sopra al fatto che quando appunto non ci vedevamo per giorni, lui si svegliava, aggiornava prima i social e dopo ore, veramente ore, forse, anzi, se andava bene mi cercava. Sono passata sopra a troppe cose, tante non ve le sto neanche dicendo per comunque privacy, perché sono cose ancora più gravi. Mi avevano avvertito praticamente tutti, amici, ex amici suoi, le sue ex, proprio tutti. E io non avevo praticamente mai dato retta a queste voci perché ve lo sapete, qualcuno di voi è innamorato, qualcuno di voi è stato innamorato e sa che quando uno è innamorato non dà retta a niente a nessuno, non riesce a vedere se l'altra persona finge perché ha perso la testa, e perché avete perso la testa appunto se siete innamorati, e soprattutto se siete innamorati si lotta per venirsi comunque incontro, per cercare di risolvere la situazione. Invece io quell'8 mattina sono partita, mi sono sentita dire appunto che per 2 messaggi letti non era più innamorato, guarda caso, che gli andava bene così, non ha fatto nulla, non lottato, comunque non ha cercato di parlare, di recuperare nulla, come a dire io me ne vado, va bene così, cioè no. Quando ci si fidanza ci si prende la responsabilità di rendere felice l'altra persona, o perlomeno comunque. Cioè, come minimo si calcola l'altra persona, altrimenti resti single. Se una persona comunque non è innamorata, non continua a stare con l'altra persona. Cioè, anche per rispetto glielo dice, soprattutto se l'altra persona, in questo caso io, perde la testa e comunque è innamorata, perché, cioè, non lo nego questo. Tra le altre voci, come probabilmente sapete, c'era quella che mi usasse per gli iscritti. Però io non gli avevo proprio dato retta, anzi io l'avevo anche giustificato dicendo forse è normale perché se una persona vuole crescere ne approfitta in modo comunque positivo, però magari ci tiene a me, no? Però tenerci, come mi ha detto lui, che ci ha sempre tenuto, è diverso dall'amare, dall'essere innamorato. Tu non mi puoi dire ti amo o che sei innamorato se ci tieni e basta, se mi tratti nel modo in cui vi ho detto poco fa. L'8 pomeriggio succede che una persona molto, ma molto vicina a lui, proprio non vi posso dire nemmeno il grado perché si capirebbe, però vi giuro, una persona per cui è quasi impossibile che dica cazzate, mi ha detto che lui praticamente quando gli è stato chiesto ma ti interessa veramente lei, cioè io, la risposta sarebbe stata vuole farsi iscritti. Di questo stamp l'ho messo anche su Instagram e su Facebook. Mi sono arrabbiata, non adesso sono molto calma e sto cercando di contenermi perché non voglio offendere veramente nessuno. Naturalmente lì ha negato tutto ed è in quel momento che io appunto avevo deciso di non farci il video. Però che cosa è successo? Qualche giorno fa lui mi aveva detto che avrebbe fatto un video per spiegare le cose dal suo punto di vista. E io gli ho detto: "Beh, allora lo faccio anche io, in questo modo tutti possono sentire le due campane, no?" Succede che io non vedendo il suo video gli chiedo: "Oh, ma il video?" E lui mi ha detto, c'è anche un altro screen che io ho messo sul mio Instagram, che avrebbe messo invece del video delle spiegazioni la Kiss Challenge. La Kiss Challenge è un video che abbiamo fatto appunto quella settimana dove io non sono stata cagata, il quarto giorno che io ero lì, e questo significa che lui nel frattempo mi aveva già
controllato il telefono da giorni e nonostante sapesse tutta la situazione, invece di venire a parlarmi, mi ha chiesto di fare la Kiss Challenge. Cioè, non è che me l'ha chiesta, perché mi aveva detto che video possiamo fare e io gli ho detto la Kiss Challenge. Però sta di fatto che ha pensato più al video che a chiarire tutto, perché io infatti in quei giorni non avevo minimamente idea che lui mi stesse spiando il telefono. E quindi ho detto, ma ho pensato, forse con questo video magari ci riavviciniamo, insomma, cioè un minimo di riavvicinamento, oddio, trema tutto. E quindi lui mi ha detto, no, domani metto la Kiss Challenge e tu metti quello, cioè questo che sto facendo. Io gli ho risposto che i miei video non volevo che li mettesse più, anzi, con che coraggio tu metti un altro video con me dopo che ci siamo lasciati e dopo che non te ne frega niente? Questa è stata la conferma che lui pensa solamente a fare le views e a fare gli iscritti. Perché tu, ok, vuoi fare un determinato mestiere, metti video su quello che sai fare. Non mettere video con me. Perché se metti video con me, sai per certo che hai le visualizzazioni. Questa è stata la cosa che mi ha fatto dire, devo farci il video, voglio dire la mia, adesso basta. Perché ho avuto veramente la conferma. Ci tengo a ripetere che una persona, se dice di essere innamorata, se ci tiene a te, come appunto dice, ma anche un minimo, no? Cioè, proprio per rispetto, cioè, ne parla con te. Cioè, se io avessi letto nei suoi messaggi, ma neanche mi sarei proprio permessa, e c'avevo tutte le ragioni per chiedergli di farmi vedere il telefono, ma non l'ho mai fatto, cioè, se io avessi letto anche un solo messaggio, sarei andata da lui a dirgli, oh, che cosa vogliamo fare? Cosa possiamo fare per risolvere? E invece nulla, se ne è proprio strafregato, non solo, ma ha chiesto pure il video, come vi ho detto poco fa. Una persona, tra l'altro, che ci tiene, no? Alla propria fidanzata, non gli fa vedere all'improvviso un video sul suo Instagram dove si bacia la sua ex fidanzata. Cioè, non gli va a dire, oh, guarda, questa era la mia fidanzata, col video che si baciano. Questo mi ha fatto molto male, con tutte le altre cose che vi ho detto già prima. Tante ragazze mi sono venute a dire che lui in passato ci ha provato con loro. Tante ragazze mi hanno detto che tante volte lui si era fidanzato solamente così a buffo o per fare un dispetto perché gli andava. Mi sono arrivati tanti screen di conversazioni vecchie, recenti, che io non metterò perché non voglio rovinargli, insomma, nulla. Io tra l'altro ho un carattere molto, ma molto impulsivo, ma troppo. Questo è un mio grande difetto e appena io mi arrabbio faccio cose, quello che mi capita per la testa. Infatti ho messo stati, ho messo post, ho messo foto, l'avete anche visto. Ho risposto male nei commenti perché sono fatta così. Non mi interessa se magari avrò dimostrato 15 anni, però se a me mi si prende per culo, che era l'unica cosa, era l'unica cosa che gli avevo chiesto di non fare, io veramente divento una bestia. Io sono fatta così, sono buona, sono ingenua, sono carina, sono dolce, però se mi fanno incazzare, ma soprattutto se mi prendono per culo, io veramente non mi frega di niente e di nessuno. Stranamente non ho fatto subito questo video perché ci ho voluto un attimo riflettere, però dopo quello che appunto è successo, quello che vi ho detto, sono qua a farvelo. Molte ragazze mi hanno detto cercate di risolvere, sicuramente c'è un modo per risolvere la cosa, magari tornate insieme. Io vi posso dire che l'unico modo che ci avrebbe potuto far tornare insieme era se c'era un sentimento da entrambe le parti. Purtroppo c'è sempre e solo stato dalla mia parte, perché dire di tenerci, dire di voler bene, dire di essere affezionati, io queste cose le provo per i miei amici. Non mi fidanzo veramente se voglio bene e basta ad una persona. Quindi sarebbe stato in ogni caso impossibile risolvere, perché tra le altre cose, da quando appunto la cosa è finita, non gli è minimamente importato. Io non ho visto neanche un minimo di dispiacere da parte sua. L'ho visto andare tranquillamente avanti, come se non fosse praticamente successo mai niente tra noi, come se non mi avesse mai conosciuta. Non dico che dovesse fare chissà cosa, però io di certo non vado a mettere foto su Snapchat a petto nudo, già a fare foto con altre ragazze, una diversa ogni giorno. Non metto frasi strane riferite ad altre ragazze. Non faccio questo tipo di cose, non vado a cercare subito qualcun altro, non vado subito a divertirmi, ecco, ma avete già capito. Praticamente ha continuato
Cioè, ha ricominciato a fare quello che ha sempre fatto prima di conoscermi. Non sto dicendo comunque di avere ragione, vi ho raccontato quello che è successo. Lui tra l'altro mi ha detto che non mi è venuto a parlare quei giorni quando ha letto quei messaggi perché era rimasto deluso. Però ripeto, una persona che ci tiene non passa così veramente un sentimento da un giorno all'altro proprio. E appena legge un paio di messaggi dove neanche lo offendevo, neanche avevo detto che chissà cosa, avevo soltanto espresso la mia tristezza, il mio star male proprio perché non mi cagava. Tra le altre cose, quando abbiamo fatto un mese, lui mi ha detto: amore, guarda che nessuna dura un mese con me. Già da lì mi ero veramente un attimo raffreddata proprio, mi ero un po' chiusa, un bel po' chiusa. Perché comunque se io faccio un mese con una persona, quando i primi mesi, i primi tempi dovrebbe essere tutto perfetto, invece sulla foto ha scritto aggettivi per questa foto. Cioè, rendetevi conto che se io faccio un mese con una persona non vado a chiedere gli aggettivi per la foto o i like. Dico queste ultime cose e poi chiudo il video. Che comunque in quella settimana dal 3 al 7... lui tra le altre cose ha continuato a mettere nostre foto su Instagram, come se tutto andasse bene. So cosa starete pensando, tu invece di confidarti con le amiche potevi confidarti con lui, giusto? Però se io già dal primo giorno, se già anche comunque dai giorni precedenti che io partissi, ho visto un atteggiamento chiuso, proprio chiuso veramente, freddo, io automaticamente mi chiudo. Io non ho quel carattere che mi accollo. Io quando sono andata lì avevo dimenticato tutti i litigi passati, cioè io non vedevo l'ora di andare lì da lui, però appunto il primo giorno non sono stata calcolata così come tutta l'altra settimana e niente, mi sono chiusa automaticamente. Non è mai stato innamorato alla fine, ma questo penso l'abbiate capito anche voi, perché anche voi mi avvertivate comunque che di non stargli appresso, però ve l'ho detto, io il sentimento ce l'ho sempre avuto, ce l'ho tuttora. E sto male, anche se lo nascondo adesso. Mi dispiace solamente, ma nemmeno di essere stata usata per gli iscritti. Mi dispiace veramente, e ci sto male soprattutto per questo, non vedere un minimo dispiacere da parte sua, o comunque non aver visto un minimo tentativo di parlarmi. Cioè, gli è andato bene così, che io me ne andassi. Così, come se fossi un'amica, ecco, quindi... Niente, mi sono dimenticata di dirvi una cosa che mi è venuta in mente solo poco fa e che questo doveva già farmi aprire gli occhi ancora prima di parlare con lui. È che mesi prima, cioè no mesi prima, qualche giorno prima, settimana prima che iniziassimo a parlare, che lui mi contattasse, lui aveva chiesto, no aveva chiesto, aveva dato per scontato, aveva anche scritto sul suo Facebook che avrebbe fatto un video con Anthony e... Anthony non gli aveva detto, cioè non gli aveva detto sì, non lo sapeva proprio, quindi lui aveva dato per scontato di fare un video con Anthony. Quindi da questo già capite insomma il genere di persona che è. E niente, vi ripeto, state attente, non fatevi ingannare da un bel faccino, pensateci, state attente, ovviamente vabbè non è che voi fate le youtuber, però in generale state attente, basta.